Benvenuti nella playlist dedicata al gioco dello Shogi. In questo video faremo la conoscenza dei castelli Ganji, Funa e Idari Mino. Negli schemi proposti per i Gakoi sono state inserite, oltre ai pezzi, delle celle colorate di rosso, la cui intensità cresce sulla base della forza difensiva. Più pezzi concorrono al controllo della cella, più il colore rosso sarà intenso. Questo espediente grafico dovrebbe permettere la valutazione della solidità dei Gakoi. Oltre allo schema, verranno proposte quattro valutazioni personali e quindi opinabili. Queste sono relative alla resistenza frontale, alla resistenza laterale, alla velocità di esecuzione e alla compattezza. Circa la velocità di esecuzione è da intendersi come indisturbata, quindi teorica, ipotizzando che l'avversario non crei disturbi. Approfondendo per mezzo di fonti più esperte, si possono notare delle mosse al contorno volte a consolidare la difesa oltre il castello e prevenire attacchi altrimenti insidiosi. Tutte queste mosse al contorno evidentemente limitano la velocità di costruzione del castello, pur non coinvolgendo i pezzi strettamente necessari alla sua realizzazione. Nel caso specifico dei castelli con torre mobile, viene considerata una mossa in più relativa all'indispensabile spostamento della torre stessa. Per compattezza si intende l'unione senza vuoti tra i pezzi che compongono il castello. La compattezza non è di per sé indice di maggiore resistenza. Un castello compatto riduce le minacce per paracadutaggio, da torri e da alfieri, ma contemporaneamente chiude gli spazi di manovra per i difensori o addirittura la via di fuga per il re. Il Ganji Gakoi è un castello particolare, ha una buona resistenza sia frontale che laterale. Non è raro trovare indicazioni circa una sua funzione specifica di contrasto all'apertura avversaria in torre centrale. Il triangolo dei generali, due oro in argento, viene questa volta strutturato in forma non compatta. Due generali oro, distanziati tra di loro, si trovano collocati in riga 8. Al vertice del triangolo, in riga 7, trova posto il generale argento. Il silver fornisce supporto alla linea avanzata dei pedoni in riga 6. Il pedone 6-6 trova copertura anche da parte dell'alfiere 8-8. La grande libertà di movimento dei generali oro in riga 7 permette di ristrutturare la difesa per rinforzare la prima linea o i fianchi del castello. Volendo cercare potenziali problemi strutturali, si può notare come l'argento sia impossibilitato a retrocedere, avendo sulle vie di fuga i due oro. Un secondo problema si può riscontrare in casella 7-7, per mancanza di un pezzo difensivo che controlli la cella 8-6 assieme al pedone 8-7. Questo inconveniente non si trova nello yagura, che con l'argento 7-7 previene gli attacchi in colonna 8 supportati dalla torre avversaria. L'agilità dei pezzi che fanno parte della struttura consente comunque di considerare il Ganji un castello dalla resistenza frontale e laterale forte. Come accennato, la compattezza è minima
e per la costruzione sono necessarie 8 mosse indisturbate. Il Funagakoi viene normalmente indicato come castello adatto a un'apertura in torre statica contro un'apertura in torre mobile. Di conseguenza, il Funa ha una maggiore resistenza agli attacchi laterali piuttosto che agli attacchi frontali. Il castello coinvolge l'alfiere nella difesa, ma toglie il re dalla diagonale. Il generale Argento sembra poco coinvolto nella difesa diretta, ma utilizzato a protezione dell'alfiere e della casella libera 6-8. Il generale Oro 6-9 risulta protetto dal solo re. Lo stesso generale può muoversi però in 6-8 o in 5-9 per contribuire a una migliore difesa laterale. La diagonale maggiore rimane scoperta, creando qualche rischio per l'alfiere. I pedoni 7-6 e 5-6 risultano privi di difesa da parte dei pezzi retrostanti. È lecito supporre che il castello debba subire delle necessarie modifiche durante la partita per meglio adattarsi agli attacchi avversari. Non bisogna dimenticare che la colonna 9 è presidiata dal pedone 9-7 e supportato dalla lancia, dal cavallo e dall'alfiere. In previsione di un attacco laterale in torre mobile, la resistenza laterale è media, a discapito della resistenza frontale piuttosto bassa. La bassa compattezza della struttura permette un adattamento in corso d'opera. Per realizzare il Gakkoi sono necessarie solo 5 mosse indisturbate. I Dari Mino è l'adattamento in torre statica del Mino Gakkoi originale, con il quale condivide la buona resistenza laterale rispetto ad un'inferiore resistenza frontale. Sufficientemente veloce da costruire, la compattezza ridotta permette la preconfigurazione di una via di fuga per il re eventualmente posto sotto pressione. È quindi necessaria la spinta di pedone 9-6, supportata dalla lancia 9-9, per lasciar libera la via di fuga al re. La struttura del castello Idari Mino risulta essere praticamente, specularmente identica al Mino Gakkoi originale. Esistono però due differenze non trascurabili. Il re sulla diagonale maggiore, in 8-8, può sempre portare all'inchiodatura di un pezzo difensivo. Nello specifico caso dell'Idari Mino si vede che l'alfiere integrato nella difesa in cella 7-7 è a rischio inchiodatura. Nonostante la resistenza frontale bassa e la resistenza laterale media, la velocità di esecuzione, solo 7 mosse indisturbate, e la bassa compattezza consentono di considerare Idari Mino una buona soluzione contro un'apertura avversaria in torre mobile. Arrivederci al prossimo video di Introduzione allo Shogi.